MJ aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Ok, questo era l'ultimo. Ah, una serratura blindata. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. Posso disabilitare i circuiti. Ragnatele elettriche. È un passo avanti, ma i circuiti hanno bisogno di più potenza. Devo trovare una centralina. Se fossi una centralina, dove mi nasconderei?
Andata. Il circuito sembra ancora stabile. Forse c'è un'altra centralina qui intorno. Trovata. Ci sono quasi, manca l'ultima centralina. Eccola. Accidenti. Le armi di Fisk. Autobombe. È da pazzi. Esplosivi rubati dal cantiere edile di Fisk. Attrezzature ipertecnologiche. Magari potrei riciclare questa roba in un'arma su misura. Dove vogliono colpire. Aspetta, sono gli uffici elettorali di Osborne. Non era una guerra tra bande. I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborne. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lì usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo! E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborne. Quindi lì e il sindaco hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Sta attento. Yuri, sono io. Sbrigati, sono impegnata a sorbirmi le urla del capo. Lì e i demoni hanno pianificato un altro attacco. Stavolta contro gli uffici elettorali di Osborne. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra falsa pista. Devi fidarti di me. Ti invio l'indirizzo di un centro di riciclaggio. Troverai tutte le prove lì. D'accordo. Ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro.
Consolidated Shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio, ma anche con stile. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Magnifico! Adoro castigare i cattivi con le loro stesse armi. Come on!
Kitty non è qui. Controlliamo dentro. Fortuna che li ho fermati in tempo. Queste bombe potrebbero radere al suolo mezza Manhattan. La fattura di un'auto-officina. Pale Horse Rides. Costosetta come messa a punto. Cos'altro c'è di interessante? Hanno basi sparse in tutta la città. È peggio di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito. Come se una frusta letale non fosse abbastanza. Non so cosa mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. Ehi, MJ, credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborne. Bene. Hai trovato? No, ma forse ho scoperto una pista. È un'officina, si chiama Pale Horse Rides. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. Yo, Sandler!
Ehi, MJ, credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborne. Bene, hai trovato il posto? No, ma forse ho scoperto una pista. È un'officina, si chiama Baylor's Rides. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. Dammi giù, woman! Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicura. Questa è una novità. No, no, no. Questo è mio. D'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella mia città! Codice SM1. Ehi, ehi! Prima di iniziare... Mi spiegate che diavolo siete? Codice SM1, codice SM1. Attendiamo ordini. Ricevuto, obiettivo in vista. Attendere Silverbird. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova, capo della Sable International. Un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborne. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tu. Piace per la storia di Sable. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore.
Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizioni. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No. Lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Frazione in corso. Servono agenti a Hudson Town.